scoperta dei grandi rettili che nella preistoria abitavano i cieli e i mari del nostro pianeta, gli pterosauri e i grandi rettili marini. Erano i compagni di viaggio dei dinosauri, per così dire, vissuti nello stesso periodo e scomparsi anch'essi con la grande estinzione di 65 milioni di anni fa. Si tratta di animali molto strani e sorprendenti che potevano raggiungere dimensioni impressionanti, come il Quetzalcoatl, un rettile volante con un'apertura d'ali simile a quella di un cacciabombardiere. Ma procediamo con ordine e colleghiamoci subito con il nostro inviato nella preistoria. Questa volta ci recheremo nel Giurassico, all'incirca 145-180 milioni di anni fa, cioè in un'epoca in cui i rettili volanti si erano pienamente sviluppati e dominavano i cieli del nostro pianeta. Partiamo. Eccolo qui sulla mongolfiera, già in mezzo ai rettili volanti. Allora, mi senti? Sì, eccomi qua in volo nel Giurassico, in un paesaggio bellissimo. Come vedi, qui siamo sopra una grande laguna, ci sono delle macchie di vegetazione qua e là. Oggi incontreremo molti pterosauri, cioè dei rettili volanti. Eccone qua uno. Cos'è? È un ranforinco. Cioè? Sembra una specie di grosso pipistrello, ma vola in modo molto diverso. Sembra un volo più planato. Sì, avremo in seguito modo di parlare meglio del volo. Quello che è caratteristico di questo tipo di pterosauro è la coda, come hai detto. Una specie di coda da diavolo, più o meno. Esatto, è una coda che serve probabilmente da timone. Eccone un altro. Sono animali molto ben adattati al volo. Hanno uno scheletro molto leggero, le ossa sono cave, come cannucce, in questo modo il peso del corpo diminuisce. È un po' come le ossa degli uccelli, insomma. Sì. E a che velocità volano questi rettili? Beh, non sono velocissimi, io direi intorno ai 30 km l'ora. Ma il problema non è tanto quello della velocità, quanto quello di aver accesso a delle fonti di cibo, come gli insetti che si trovano nell'aria, e volando gli pterosauri possono mangiarne notevoli quantità. E poi ci sono i pesci, che riescono a catturare volando a pelo d'acqua. Li vedremo tra poco in azione. E tu che fai adesso? Scendi a terra? Sì, ora andrò a posarmi laggiù vicino alla spiaggia e cercherò di avvicinarmi ai nidi di questi rettili volanti. Dovrebbero essercene vicino ai torrioni laggiù. Va bene, allora ci sentiamo tra poco. D'accordo, tra poco. Bene, credo che anche oggi sarà un viaggio di grande interesse perché in fondo questi rettili volanti sono molto poco conosciuti, li seguiremo da vicino in azione. Ecco qui intanto il nostro inviato che si è attrezzato come un alpinista e ecco qua intanto due grandi animali. Che cosa sono? Sono dei mamenchisauri, molto simili ai brontosauri. Sono anche molto grandi. Ma ti lasciano passare? Beh, non sono aggressivi, però bisogna comunque stare attenti. Forse è meglio che fai il giro largo. Comunque, non prendere troppi rischi. Ci vediamo dopo. Bene, tanto noi ritorniamo al discorso dei rettili volanti per cercare di capire un po' meglio chi erano questi animali. Torniamo quindi al presente e richiamoci in una zona del Brasile, Araripe, in cui sono stati trovati molti resti di pterosauri. Vediamo. Beh, mi trovo a Chapada do Araripe, una regione a nord-est del Brasile. 115 milioni di anni fa qui il paesaggio era completamente diverso. C'era una costa tropicale con piccole lagune e acque molto calme. Un piccolo Eden dell'epoca. Sì, in un certo senso. Il fatto importante è che il terreno sul quale mi trovo era il fondale di una di queste antiche lagune. E il motivo per cui sono venuto fin qui sono queste pietre, queste concrezioni, che i contadini locali estraggono a migliaia dal terreno. Vedi, basta fare una buca come questa, raggiungere certi livelli e le si trovano così, sparpagliate nei sedimenti. Che cosa hanno di così importante? Beh, adesso te lo mostro. Sono in un certo senso delle uova di Pasqua naturali. Basta dare un bel colpo ed ecco la sorpresa. Si trova di tutto, dei pesci come questo, o delle pigne, o anche degli insetti, dei rami, delle foglie, eccetera. Tutto ciò, insomma, che è caduto in fondo a queste lagune. Ogni corpo veniva avvolto dai sedimenti finissimi che
in un certo senso lo impacchettavano fino a formare queste concrezioni. È come aprire un'ostrica e trovarci una perla dentro. Sì, e ciò non solo ha fossilizzato degli animali delicatissimi come delle libellule, ma li ha anche conservati intatti fino ai nostri giorni. Ed è qui che sono stati trovati i fossili di rettili volanti. Sì, infatti, proprio qui sono state trovate delle ossa di pterosauri. E anzi, questo è uno dei pochissimi posti al mondo in cui è possibile farlo. Ed è possibile rinvenire appunto dei reperti come questi. Questo è praticamente il muso di uno di questi pterosauri. Si vede la mascella inferiore e la mascella superiore, con dei denti lunghi ed acuminati, usati un po' come degli arpioni per agguantare i pesci in superficie. Ma si possono trovare anche altri reperti come questo qui. Questo è praticamente il cranio intero di un pterosauro. Qui c'era l'occhio e questo era il muso lunghissimo con i denti acuminati e con due curiose strutture, una sopra e una sotto, che erano un po' delle derive simili a quelle delle barche a vela che servivano allo pterosauro per fendere l'acqua in superficie e catturare meglio il pesce. Ma come volavano questi animali? Beh, nessuno può dirlo. Quello che si sa però è che dallo studio delle ossa, dallo studio delle inserzioni muscolari e anche dall'analisi della spalla di molti pterosauri fossili ritrovati, si è capito che potevano probabilmente battere le ali. Ma credo che sulla struttura delle ali tu abbia quel filmato che avevamo preparato assieme. Certo, è un'animazione che permette di capire meglio come erano fatte le ali di questi pterosauri. Vediamo quindi questo filmato. Spesso, parlando delle ali degli pterosauri, si ricorre a similitudini con quelle dei pipistrelli. Se si osserva infatti l'ala di un pipistrello, ci si rende conto che essa è tenuta tesa da quattro dita, che funzionano un po' come le stecche di un ombrello. Il pollice serve per aggrapparsi. Negli pterosauri, invece, è un solo dito, il quarto, che allungandosi a dismisura tiene in tensione la membrana. In proporzione, è come se noi avessimo un anulare lungo 4 metri. Le altre dita sono molto corte e servono solo per aggrapparsi. Il mignolo è addirittura scomparso. Anche la forma dell'ala è diversa. Proprio per la sua struttura sembra più adatta a un volo planato che a un volo attivo con battito di ali rapido. Per quanto riguarda il decollo, si possono formulare due ipotesi. Forse, proprio come i pipistrelli, decollavano gettandosi dall'alto, dalle pareti rocciose dove stavano aggrappati, o in certe specie dagli alberi. Si pensa anche che un decollo da terra fosse possibile sfruttando un debole vento. Secondo alcuni, certi pterosauri erano forse capaci di galleggiare sull'acqua come i gabbiani e di decollare sfruttando, oltre che il vento, il movimento delle onde. Bisogna aggiungere che, così come avveniva per i dinosauri, anche tra i rettili volanti c'era molta diversità di forme e di dimensioni.